Iniziamo questo tutorial sul disegno tecnico di moda aprendo Adobe Illustrator. File, nuovo, nuovo A4, clicco su OK. Carico adesso un manichino che ho precedentemente preso. Il link lo trovate sul tutorial. Da qui piazzo il mio manichino più o meno al centro e con un righello ne segno la metà. Ecco qui. I righelli li trovate qui su finestra, su visualizza, pardon. Righelli, nascondi righelli, mostra i righelli. Bene. Blocco questo livello per evitare di portarmelo a spasso e di disegnarci sopra e aggiungo un livello nuovo. Crea nuovo livello. Bene. Ingrandisco, sempre meglio che ingrandiate. Clicco sullo strumento penna, che a questo punto mi porto via in questa maniera qui, cliccando su estrai. Se avete la stessa, mia stessa versione, se no potete continuare a lavorare con quello che avete. Parto più o meno dal collo e arrivo un po' più avanti della spalla. Qui. Ho tracciato la mia prima linea. Ora vado sotto la spalla, sotto l'ascella. Tengo premuto il tasto sinistro e disegno la manica. Ecco fatto. Dopodiché riclicco su questo punto, tenendo premuto Shift, vado a circa subito sotto i fianchi. Ecco fatto. Abbiamo questa linea. In questo momento la vediamo vuota, se premiamo su questo triangolino la vedremo piena. Vedete, sparisce sotto. Torniamo al vuoto. Bene, prendiamo la parte della manica, selezionandolo in questa maniera, selezionando il segmento, CTRL C e CTRL V. Prendiamo questo segmento e riportiamolo dove era, CTRL C e CTRL V non fanno altro che copiare. Dopodiché con questo segmento selezionato disegniamo il resto della manica. Clicchiamo nuovamente sullo strumento penna, andiamo avanti lungo il braccio circa. Andiamo qui giù, poi con Shift premuto andiamo in basso fino a che non incrociamo l'altra linea, vedete i righelli sono in verde, dopodiché ancora con Shift clicchiamo sull'ultimo punto. Bene, prendiamo questa linea, la selezioniamo nuovamente, sempre con questo comando, possiamo copiarla oppure semplicemente segniamo una seconda linea qui. Sempre con Shift, che rappresenta la nostra cucitura. Ora questa linea, essendo una cucitura, non potrà essere continua, ma dovrà essere tratteggiata. Da questo menu passiamo qui, abbiamo tratteggiata di default 12 punti, cioè così, poi la passate a 3, io ce l'ho già tratteggiata, e lo spessore invece che un punto sarà mezzo punto, in modo da essere più leggera. Bene. Controllate sempre con i vostri livelli come sta venendo il lavoro. Direi che fin d'ora ci siamo. Se notate qualche piccola sbavatura, quale può essere per esempio questa, la duplicazione è stata fatta proprio per avere due parti separate, per poi poterle riunire, ma se notate qualche piccola sbavatura come potrebbe essere questa, selezionate il punto e in questo caso lo portate, ecco qui, a coincidere col precedente. Ctrl e meno, torniamo indietro, riprendiamo il nostro manichino. Bene, selezioniamo tutto, sempre con lo strumento selezione diretta attivo. Ctrl C nuovamente, Ctrl V. Abbiamo la copia perfetta di quello che abbiamo creato fino adesso. Clicchiamo col tasto destro, trasforma, riflessione. Riflettiamo tutto lungo l'asse X e avremo l'immagine speculare di quel che abbiamo disegnato. Lo posizioniamo bene, si può fare anche in automatico, ma uno degli scopi di questo tutorial è proprio acquisire un po' di manualità. E passiamo a fare il collo. Prendiamo la penna, selezioniamo questo punto,
selezioniamo questo punto e creiamo un nuovo punto al centro. Prendiamo questo punto, con questo tipo di selezione, la freccia bianca, mi raccomando, e lo abbassiamo col tastino numerico a mano. Dopodiché, con questo strumento, modifica punti d'ancoraggio, lo abbassiamo sul collo. Bene, selezioniamo tutto il collo, CTRL-C nuovamente, CTRL-V nuovamente, ecco qui. Ci portiamo nuovamente a spasso questo segmento, eccolo qui, prendiamo i segmenti esterni, in questo caso questo punto, lo portiamo qui, questo punto lo portiamo qui e ripassiamo al tratteggio. Linea tratteggiata, 0,5, possiamo anche infittirla se vogliamo in questo caso, magari due punti è meglio, ok. CTRL-C nuovamente, CTRL-V nuovamente. Pardon, scusate, ne ho copiato soltanto metà, dobbiamo selezionarlo tutto, logicamente. CTRL-C, CTRL-V. Andiamo a fare anche il terzo ordine. Selezioniamo sempre il punto, un solo punto, lo portiamo qui. Selezioniamo un altro solo punto e lo portiamo qua. Perfetto. Questa parte è completa. Andiamo di sotto. E selezioniamo questo punto e questo punto, CTRL J, i due punti si uniranno. Creiamo un terzo punto al centro, come abbiamo già fatto, abbassiamo nuovamente questo, dopodiché lo pieghiamo nuovamente. Se teniamo premuto Shift andremo in parallelo, sarà più facile, pardon. Li ho invertiti. Ecco fatto. Lo abbassiamo in questa maniera. Nel caso dovesse esserci un ulteriore tratteggio esterno, cosa possibilissima, CTRL-C, CTRL-V, usiamo lo stesso sistema. Riportiamo qua. Ecco qui. Di nuovo tratteggio. Sempre 0,5. Controlliamo un attimo il modello. Control e meno. Eccolo qui. Manca soltanto la parte del collo da estrarre. Possiamo nel frattempo anche usare il coprente quando abbiamo il livello in modo da toglierci davanti la parte di modello che ci ingombra, vedete? Ecco qua. Ups. Siamo di nuovo questo, ingrandiamo nuovamente e andiamo a finire l'ultima parte del colletto, che sarà la parte estraibile. Selezioniamo nuovamente collo, CTRL-C, CTRL-V, questa volta dovremmo farlo due volte, andiamo prima a questo pezzo, poi CTRL-C, CTRL-V nuovamente, andiamo avanti, eccolo qui, perfetto. Adesso la cosa migliore è aggiungere dei punti, in questa maniera qui, esattamente qui, ed esattamente qui. Rimuoviamo gli altri, togliamo questo. E togliamo questo. Dopodiché andiamo a selezionare il collo che abbiamo preso. Di nuovo la penna. Premiamo Shift, punto d'ancoraggio. Premiamo Shift, punto d'ancoraggio. E abbiamo, ops. E abbiamo, se non stacco il comando, continuerò a portarmela a spasso. Ecco fatto. E abbiamo anche il collo. Come vedete è tutto separabile. Facciamo un attimo una prova per vedere a meno del modello come è venuto. Eccolo qua. Che piccola rifinitura.
Come vedete, le parti sono interamente rimovibili.